Mister, un punto di platino perché sulla carta tutti vi davano per soccombenti di fronte a una corazzata del genere, tanto cuore e tatticamente l'ha studiata alla grande e si porta a casa un pareggio importante con un paio di occasioni sprecate. Ma noi abbiamo fatto una buona gara, io guardo sempre le prestazioni, la squadra è in crescita, bravi a tutti, c'è il rammarico perché abbiamo fatto la partita giusta, hai detto bene te, abbiamo avuto due grandi occasioni, forse c'era pure un calcio di rigore per noi, però poi. Anche se l'arbitraggio poi è stato di grande livello, però guarda la prestazione, abbiamo fatto una buona gara, senza paura, io l'ho detto oggi ai ragazzi, la paura, il rispetto sì, ma la paura è un sentimento dei deboli, per cui dobbiamo sempre giocare così e mi auguro di fare una prestazione di questo livello anche contro la Roma City, non guardo la classifica. Però io dico che dai, dai e dai, poi dopo i risultati vengono e poi come dico sempre sarebbe ora che il fattore C ci dia una mano, specie su quella traversa, però poi abbiamo giocato con 5 giovani, insomma, bene così e speriamo di cominciare a fare 3 punti. Mister, è sempre fastidioso per un allenatore parlare dei singoli, io però uno lo voglio nominare perché? Perché è arrivato da pochi giorni e non ha abbandonato la barca nel momento in cui qualche crampo e affaticamento, stava per farlo cedere. Parlo di Mazzarani, ovviamente, che ha fatto il possibile. Sì, vabbè. Federico è arrivato giovedì, noi purtroppo per causa di forza maggiore stavamo in completa emergenza dietro, per cui ha fatto la gara con personalità, io gli avevo chiesto se lui si sentiva di giocarla, l'ha fatta e io ringrazio la società per avermi messo a disposizione un calciatore bravo, giovane, che poi rientra nella filosofia dell'Atletico Ascoli e che ha dato un po' di sicurezza in più perché se no le altre due partite stavamo proprio contati, contati, contati e questo poi ma alla fine può creare anche delle paure ai ragazzi. Mister, sotto l'aspetto mentale, le grandi prestazioni, se così le vogliamo giudicare, sono venute con le grandi squadre. È un problema appunto mentale, quando ci si crea stimoli. Allora, la squadra è giovane, però ti dico la verità, col Termoli, la partita 0-0, con la Matese, contati, con due errori individuali, perché sennò è una partita che te la giocavi, poi chiaramente lì si è messa proprio nella maniera giusta per loro, loro sono una squadra esperta, però ragazzi ne stanno crescendo, io devo guardare le prestazioni e le prestazioni se facciamo sempre così alla fine abbandoneremo presto i bassi fondi della classifica, il problema se non c'erano le prestazioni, ecco, per cui va bene.